Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi proseguiamo con i prodotti della Genesis e lo facciamo con LED set da gaming con suono surround 7.1 Radon 600. Partendo dalla confezione, una classica confezione di medie dimensioni di cartone, nella parte frontale troviamo l'immagine del prodotto e il nome del prodotto, mentre ai lati qualche ulteriore informazione e immagine illustrativa e nel retro della confezione specifiche tecniche e le caratteristiche tecniche riportate in diverse lingue, ad eccezione purtroppo al momento della lingua italiana. All'interno della confezione troveremo come sempre una quick start guide, degli adesivi di colore bianco e di colore rosso ed infine le cuffie, le Genesis Radon 600. Come possiamo osservare, il design è classico, la colorazione di colore nero con degli inserti di colore grigio scuro e in contrasto al microfono di colore rosso. Vedendo le cuffie un po' da più vicino, possiamo osservare la struttura completamente in plastica, quindi sicuramente un headset da gaming molto economico. Nella parte superiore troviamo archetto con due fasce, sempre in plastica. Nella parte interna troviamo un headband con un rivestimento in similpelle, quasi pelle di coccodrillo, diciamo. Troviamo la serigrafia del logo della Genesis e del brand stesso, una headband davvero di minimo spessore, quindi servirà giusto per poggiare sulla testa di ogni persona e diciamo regolare, grazie alla flessibilità della stessa, l'ampiezza sulla testa della persona. Passiamo ai padiglioni. Nella parte esterna troviamo questa superficie ad anelli concentrici di colore grigio scuro in contrasto a quello che è la struttura rimanente di colore nero. Nella parte centrale troviamo e vediamo il logo della Genesis che verrà retroilluminato di colore rosso. Ci spostiamo nell'altro padiglione dove possiamo osservare il microfono di tipo flessibile con diciamo una colorazione rossa, quindi come dicevamo prima in buon contrasto a quella che è la colorazione principale nera con inserti di colore grigio scuro. Nel lato posteriore possiamo osservare questa rotellina che ci permetterà di alzare e diminuire il volume. Nella parte interna troviamo dei padiglioni rivestiti in similpelle con una buona imbottitura. I driver impiegati sono da 50 mm, quindi dovrebbero restituire un buon, diciamo una buona spazialità. È dotata di una scheda audio integrata, ovviamente, e come possiamo vedere è dotata di un connettore USB, classico dei headset da gaming con suono 7.1 surround virtualizzati. Il cavo USB è di circa 2 metri di lunghezza con un rivestimento in treccia di tessuto che, come abbiamo visto anche in altri prodotti, in contrasto con, cioè di colore nero con degli inserti di colore rosso. E niente, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com, dove troverete ovviamente ulteriori immagini, le nostre prove, le nostre considerazioni e tutto quello che riguarda le Radeon 600 di Genesis. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutto lo staff.